Con questa protesta noi vogliamo denunciare il fatto per cui il governo ha tagliato 130 milioni di euro per quanto riguarda l'istruzione pubblica e vogliamo dimostrare anche il nostro dissenso rispetto a questa parte della nostra contestazione. No, sul piano invece provinciale, riguardante invece la provincia stessa e le sue funzioni, vogliamo protestare per quanto riguarda il malfunzionamento del servizio del riscaldamento nelle scuole della provincia e crediamo che sia inaccettabile il fatto per cui ci debba essere la protesta, gli scioperi dei nostri studenti per far sì che le cose funzionino. Perché le cose in un paese normale come quello italiano, le cose devono funzionare. Per quanto invece riguarda le strutture scolastiche, noi protestiamo per quanto riguarda il loro abbandono, il mancato investimento per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici, poiché quando una scuola crolla a pezzi è la società stessa che ne perde. Che perde la sua battaglia nell'istruzione pubblica. Noi a livello strutturale abbiamo delle finestre penzolanti, luci che non funzionano, senza parlare della struttura generica della scuola. L'anno scorso uno studente si è preso una finestra sulla schiena ed è dovuto stare a casa diversi giorni. E poi, ad esempio, io sono un chimico, molto spesso succede che ci mancano i composti per poter andare in laboratorio, che è una parte molto fondamentale nel nostro istituto, essendo un istituto tecnico, quindi c'è tanto laboratorio. Senza contare la temperatura, nel laboratorio ci sono 11 gradi e addirittura dei professori si sono rifiutati di andare in laboratorio, perché non volevano prendersi la responsabilità nel caso qualcuno avesse preso febbre o altre malattie di questo genere. Sono qui all'interno di questo corteo perché anche i nostri studenti dell'università si ritrovano davanti a delle problematiche che sono tanto comuni e semplici quanto gravi. Sono delle vere e proprie necessità, poiché quello che è successo è che ormai da un anno il nostro polo universitario non ha più un servizio mensa. Solo recentemente l'Università di Genova è dovuta intervenire portando dei forni a microonde e liberando alcuni tavoli a disposizione dei ragazzi perché potessero mangiare e riscaldare il proprio cibo portato da casa. Ma questa non è una soluzione, è una soluzione ovviamente temporanea che non può sostituire un servizio mensa di cui i ragazzi hanno diritto, perché i ragazzi hanno diritto almeno a un pasto gratuito, soprattutto quelli che hanno le agevolazioni fiscali a riguardo e che fanno parte del progetto Alfa, un progetto regionale. E di conseguenza non è possibile che i nostri ragazzi si ritrovano senza un pasto garantito e senza un loro diritto perché non si riesce a trovare un soggetto che si prenda il carico di questa mensa. È ovvio che servono delle sovvenzioni o un qualche incentivo affinché un soggetto privato o qualcuno si prenda la responsabilità di portare avanti una mensa che garantisca un diritto per i nostri studenti universitari. Inoltre non è solo il problema della mensa, perché il controsoffitto della sede nuova, tra l'altro, ha avuto dei cedimenti. Ci sono almeno due testimonianze di cedimenti che fortunatamente non hanno provocato dei danni alle persone, ma che avrebbero comodamente potuto farlo, perché mentre i ragazzi studiavano si sono ritrovati dei pezzi di controsoffitto che cadevano improvvisamente senza alcuna spiegazione logica, perché è impossibile che in un paese civilizzato dei ragazzi debbano avere paura di un soffitto che gli cade sulla testa.